Who is going to get the first goal of this game? We've had almost half an hour now. This is Ghana's chance. They're three across in the middle. It's a side foot and it's gone wide again, this time from Yeboah. Wieder schön kombiniert, wieder Atto Bramboden, aber das Spiel geht weiter. Abouagie, schön gemacht, TT mit der nächsten Chance. Und jetzt basta! 1-0. In campo in assoluto, centrocampista Oger, maglia numero 19, nato il 17 agosto del 96. Ancora qui l'iniziativa da parte del Ghana, colpo di testa proprio da parte di Oger, anticipato a Sifua. Riparte l'azione ghanese con Abouagie, resiste alla carica, arriva poi il fischio dell'arbitro. Anche Abouagie ha recitato un ruolo a Shia. Bene per Abouagie, prova ad allungare il passo Abouagie, occhio alla sua velocità, Abouagie l'ha messo a terra dall'intervento da dietro di Baepek, punizione, cartellino giallo per Baepek che dice di no all'arbitro. E terzo ammonito. Spazi che possono essere sfruttati dagli attaccanti. Attenzione a Ciampong, la solita velocità, mette dentro Robles, a Ciampong non si accontenta del calcio d'angolo, tocca fuori per Abouagie, buona la finta, Abouagie col destro. Debole centrale, ma aveva fatto tutto bene, la preparazione era stata perfetta. Sì, non ha calcato. Baba, va via. Serve Abouagie, tocco dentro, in verticale, possibilità. Assiafu, prova ancora lui. Di fronte al portiere Melo. Il pallone che... A grande intervento in angolo sul tiro di Oger e terzo tiro dalla bandierina per il Ghana. Già battuto. Prova a liberarsi Abouagie, ancora Abouagie che mette dentro di potenza, fermato però la difesa portoghese con Agostino. Il lungo rinvio di Aptama, Abouagie chiuso da O'Neill, ancora Ghana, solito passaggio a destra per Oger, lo cercano molto i compagni in questo inizio. Oger, è arrivato anche il terzino Nketiah. La filtrante per Acheampong, si gira Richmond Boci, palla che spiove dentro l'area di rigore, la rovesciata provata da Sifua. Palla messa giù dal capitano Lartey. Boci di testa, poi O'Neill. Palla ancora del Ghana che sta giocando un buon calcio. Boci, cominciato l'undicesimo minuto. Boci la mette in aria per Acheampong. Intervento a chiudere di Lopez, ancora palla che spiove dentro l'area di rigore, O'Neill non benissimo, il tocco laterale per Oger che va in palleggio, Oger alza questo spiovente dentro l'area, Assifua tocca il pallone, lo mette fuori Rodriguez, fa fatica, porta su questo pallone, trappa. Mediano, maglia numero 6,
finora è stato un po' travolto lì in mezzo dal ritmo degli africani. Eccolo ancora Trapp anticipato, palla servita a Boaci, Boaci subito in avanti, troppo forte però il passaggio per Assifua. Dunque Spagna 9 punti, Francia 4 punti, Stati Uniti 2, Ghana 1. La Francia passa comunque come seconda, le prime due vanno dirette agli ottavi, ma adesso potrebbe avere qualche chance gli Stati Uniti, anche se il Ghana gioca meglio. No, allontanato però sotto, brutto controllo di Baba, Villarreal. Con la punta in avanti Baba, a Boaghi, a Champong, area di rigore, a Champong, splendido l'intervento del portiere su Champong, poi sul tapin Assifua viene fermato. Cross forte in mezzo all'area di rigore dove c'è ancora una volta stanco a chiudere, poi Baba che non controlla, a Boaghi, pressato da Rodriguez, alla meglio a Boaghi, doppia finta, lo mette in area di rigore, numero di Boaghi che cerca di aggirare l'avversario. Qui c'è un fallo di Suso secondo l'arbitro. Occhio da fuori a questo destro, non trattiene da Sotres. Gioco ripreso improvvisamente, l'arbitro...